Iglesias, haciendo historia. Sagawai Black. Una serata tra amici. Questa sera alle 20:30 alla radio, la Sagra de Pasca. Come una volta, di sera, tra amici con Claudio Paganin, Antimo Savarì, Daniele Cancel, Silvano Picciolben. La Sagra de Pasca dal 2002, la festa che apre la nuova stagione, grandi orchestre, cucina unica e sicurezza alimentare, sport, montagna, personaggi ed eventi. In diretta tutte le novità della Sagra de Pasca 2024, questa sera alle 20:30 alla radio, come una volta. Buonasera, buonasera da via Paris Bordone a Taibona Gordino, da uno studio particolarmente interessante, quello di questa sera, che potete vedere anche su Facebook. Allora, seguiamo l'ordine. Antimo Savaris, benvenuto a Radio Più. Grazie a voi, buonasera. Benvenuto a Picciol, ciao. Silvano, Silvano Ben. Ciao a tutti. Daniele Cancel, ciao Daniele, benvenuto. Ciao Mirko, buonasera. Claudio Paganin, ciao Claudio. Ciao, buonasera. Allora Antimo, perché siamo qui? Iniziamo da qui. Ah, non lo so perché siamo qui, hai intitolato la serata, c'era una volta, quindi... Sì, perché una volta si faceva... Devi dirlo tu, perché siamo... programmi di sera alla radio, no? Ah, ho capito. Cioè tu non te lo ricordi perché in quel periodo eri molto impegnato dal punto di vista lavorativo, mentre noi giovani la sera facevamo i programmi alla radio. Bene. Venivamo in radio, facevamo i programmi, dicevamo le nostre cose, mettevamo le nostre... Poi col tempo i programmi di sera non si sono più fatti e questa sera abbiamo ripreso. Quindi c'era una volta, vabbè. C'era, diversamente dal solito, non la solita intervista di 20 minuti, ma questa sera ci confessiamo Radio Più, Silvano. Sì, difatti mi meraviglia che a quest'ora sia ancora in giro, di solito sono già a casa con la Loretta. Sì? A che ora vai a letto con la Loretta? Adesso l'orario non lo posso dire. Circa più o meno. Alle 10. 10. Diciamo. Un po' prima di Claudio Paganin, perché alle 9:30 di sera non risponde neanche più al telefono. Sì, sì. Cioè, US... È vero, sì, sì. L'ultima volta, se ti ricordi, erano le 9:30 di sera. Sì, sì, giusto. Era tardissimo. No, giusto. Però perché alle 8. Rispettiamo quelle che sono le fatiche lavorative di una vita. Daniele Cancel, donatori del sangue, abbiamo avuto il tuo figlio oggi. No, se muovi la testa non sono stati bravi. È stato emozionante. Bravissimi. È stato emozionante vedere il cambio generazionale. No, senti, ce lo auguriamo che ci sia. Ma le premesse sono buone. Come fa un genitore a far sì che il figlio cresca diritto come lui, come in questo caso, nel tuo? Ah, non lo so, è un caso. Però non è proprio un caso, no, perché abbiamo le figlie di Claudio, ma è tutto merito delle mogli. Guarda, non piano adesso, sto calmi per il tuo argomento qua. Una fortissima percentuale, sì, sì, è merito delle mogli sicuramente, che vi sopportano, sì. Vi sopportano e viceversa. Poi quando tornate dal tendone siete sempre sporchi, brillanti, puzzate, quindi la biancheria da fare, il bagno da lavare, quando piove, irritati, no? Antimo, quando piove anche quando c'è il sole, non fa differenza. Benvenuto, no, allora siamo... a Daniele, alla famiglia Cancel e alla famiglia Paganin, perché anche in questo caso abbiamo avuto la più piccola, la Claudia, della Nevada, esatto, no? Esatto. Sono bravi ragazzi, dai. Sono bravi ragazzi. Hai ascoltato? Ho ascoltato un po' alla fine, però bene. No, sono bravi. Hanno parlato anche di voi. Sì, sono bravi. Vi hanno fatto i complimenti. Hanno detto delle belle cose nei vostri confronti. Sagra di Pasca 2024, da dove iniziamo? Da quanto difficile è stato ripartire? Dal presidente del comitato. Presidente, hai dovuto? Prego. Niente, siamo qua, come ogni anno, ormai sono tantissimi gli anni che facciamo sta sagra e ogni anno abbiamo delle grosse soddisfazioni, insomma, ecco, appunto, quest'anno abbiamo orchestre sempre di prim'ordine,
cucina ancora meglio quest'anno, perché con l'esperienza degli anni prima sicuramente sarà ancora meglio, e ci sono tante attrattive, insomma, da partire dal giovedì, e che poi farai la domanda e mi darò la risposta. Esatto. E quindi niente, noi siamo carichi, ormai siamo super vaccinati. Il lavoro finora è stato grosso, abbiamo iniziato già a fine dicembre, ha iniziato con la lotteria, e poi man mano, praticamente ogni 15 giorni ci trovavamo, e tutto bene, insomma, ecco, adesso aspettiamo ancora una settimana e dopo partiamo alla grande, come sempre. I vostri ragazzi, Daniele, oggi ci dicevano che la Sagra di Pasca muove 235 volontari? Cioè sì, oltre i 200, 250. Tanti, pensando che per una popolazione del comune di 1700 persone. Sono tantissime, e senza non si potrebbe fare niente. Serve chi traina, chi parte, in questo caso faccio un plauso a Claudio, e poi tutti a seguire. E fortunatamente, anzi devo dire anche questa cosa qua, perché quest'anno e anche l'anno scorso trovi le persone per le strade e mi dicono: ma avvisami quando arriva il tendone, quando dovete fare delle cose, che non ho mai fatto niente, voglio venire anch'io, voglio partecipare anch'io. Questo bella sta cosa, sì, fa piacere. E infatti quando arriva siete sempre in tanti, no? Poi fortunatamente sì. Non è mai stato un problema di volontari, vero Piccion, che tu ti ricordi? No, non credo, perché credo che quando chi traina sa trattare con le persone, diciamo, riesce a coinvolgerle in questi momenti importanti. Perciò, come diceva Daniele, tante persone ti chiedono quando arriva il tendone, quando c'è da montare la cucina, allora vengono, ti danno una mano. Diciamo, allora fa anche piacere. Naturalmente con le persone bisogna anche parlare, non è che non bisogna, nei momenti anche più difficili, non è che bisogna arrabbiarsi o creare delle discordie. E questo, bravo, forse questo è il motivo per cui andiamo avanti anche così bene, abbiamo tanta gente. Importante per la filosofia del saggio. No, secondo me è questo, insomma, il segreto che noi dobbiamo avere nei confronti dei volontari, perché alla fine dei conti i volontari sono quelle persone che dedicano il loro tempo libero per un'associazione, per un qualcosa, diciamo. Colonna di quello che è l'evento. Sì, esatto. L'importanza di fare squadra, Antimo. Ma mettiamo conferma, in evidenza anche queste le tre associazioni. Conferma, no? A conferma di questo, ti devo dire che con questa sera praticamente abbiamo chiuso la composizione di tutti i turni, di tutte le quattro giornate. E l'unica difficoltà è che probabilmente qualcuno è rimasto escluso perché si era offerto troppo tardi, ecco, questo è importante, si era offerto troppo tardi e i turni erano già chiusi, cioè a conferma di quello che dicevano gli amici prima, insomma, ecco, c'è gente che si offre, vengo volentieri, magari anche con più turni, nei chioschi, nel bancone, nella cucina, eccetera. Questo è la conferma che la Sagra coinvolge oltre al paese, oltre Taibon, perché tanti volontari vengono anche da Agro, da altri paesi, e tutti gli anni credo sempre di più. E fortunatamente anche tanti nuovi giovani. L'esperienza e la fortunata intuizione dell'anno scorso, che è venuta da Daniele, di coinvolgere i coscritti, ad esempio, ha consentito già da quest'anno l'inserimento nel gruppo di lavoro, nel comitato, di ragazzi e ragazze nuove. Speriamo che questa esperienza continui
anche quest'anno. Purtroppo i coscritti sono sempre meno, in fatto di numeri, però anche quest'anno sono 15-16. Se fra questi uno o due persone si aggregano e diventano punti fermi nell'organizzazione, vuol dire che la Sagra di Pasca avrà un futuro anche. E allora alla Sagra di Pasca, venerdì 29 aprile, c'è un nome importante della musica italiana che è Gianmarco Bagutti. Noi ce lo ascoltiamo e introduciamo così quello che sarà il programma della seconda serata. Gianmarco Bagutti. Io vorrei che tu crescessi piano, come l'alba sorge la mattina, come un desiderio ormai lontano che sul cuore ti cammina. Io vorrei che tu crescessi piano per darti ancora la mia mano, guardare il mondo come lo guardassi tu, somigliarti e capirti un po' di più. Ma il tempo esitazioni non ne ha, in mille posti lui ti porterà e vivrai la vita, la tua libertà. Piccolo amore, mio grande amore, per te la vita mia darei. Piccolo amore, mio grande amore, e senza sei di tutti i sogni miei. Tutte le volte che ti ho detto ti voglio bene per davvero, non saprai mai la gioia che mi dai e mi porta più vicino a te, per sempre con te. Io vorrei che tu crescessi piano per darti ancora la mia mano, e poi arriverà quel giorno che tu andrai lontano via da me. Avrai una donna al tuo fianco, lei sarà, ma il mio amore sempre immenso resterà, e vivrai la vita, la tua libertà. Piccolo amore, mio grande amore, per te la vita mia darei. Piccolo amore, mio grande amore, e senza sei di tutti i sogni miei. Tutte le volte che ti ho detto ti voglio bene per davvero, non saprai mai la gioia che mi dai e mi porta più vicino a te. Piccolo amore, mio grande amore, per te la vita mia darei. Piccolo amore, mio grande amore, e senza sei di tutti i sogni miei, per sempre con te. Piccolo amore, mio grande amore. Gli occhi tuoi negli occhi miei e ritrovare i sogni miei e i sogni tuoi per sempre con te. Gianmarco Bagutti a Radio Più questa sera per presentare la Sagra di Pasca edizione 2024. Il 29 marzo, venerdì, l'appuntamento è con Bagutti Claudio. Si parlava di grandi orchestre. Bagutti, prima il papà e poi il figlio, una bella successione generazionale. Sì, esatto. Gianmarco era venuto anche l'anno scorso e invece il suo papà, che era famosissimo anche lui, perché parliamo Bagutti, di una delle tre orchestre più famose in Italia. Franco orchestre... Bagutti è l'orchestra italiana. Esatto. E appunto era venuto prima del Covid, perché questo qua è il secondo anno che abbiamo riproposto la Sagra, perché prima eravamo rimasti senza farla per 3 anni e quindi l'anno prima era venuto suo papà, sì.
Come avete vissuto gli anni senza la sagra, Daniele? Vi facevate una telefonata nello scambio di auguri pasquali. Come avete vissuto quei giorni? Che bello! Una meraviglia! Una meraviglia! Che bello! Pasqua in famiglia, in tranquillità, senza pensieri. Senza tendone. Ripiangiamo quei momenti. Claudio mi diceva che invece si era preso il disco liscio, faceva il ballo con la Nicoletta. Sì, fuori sul terrazzo, giardino, sul terrazzo. Perché quell'anno là, con la mascherina. No, senza mascherina, perché non ero a contatto con... E quell'anno là, a Pasqua, il tempo era bellissimo. Era proprio bellissimo, da stare in maniche corte, proprio che di solito è difficilissimo che a Pasqua sia bel tempo, che sia caldo, no? Speriamo quest'anno che sia proprio al contrario, però mi ricordo che era bellissimo tempo. Era bellissimo. Sì. Allora, Piccio, ci parli un po' della cucina, perché cosa offre la sagra di Pasqua? Beh, diciamo che... Cominciamo il giovedì che facciamo questa pietanza alla matriciana, diciamo, e tante altre cose che non sto a elencare. Il venerdì abbiamo il baccalà e le seppie, che ormai si è consolidato un piatto, diciamo, che fa partecipare la gente, probabilmente piace. Il sabato abbiamo... sicuramente allora dobbiamo scegliere quello che maggiormente la gente gradisce, diciamo. Il sabato abbiamo dalla porchetta al pastim, alle cotolette, patate fritte, abbiamo e la trippa a chi piace. La domenica abbiamo, diciamo, più o meno le stesse cose, variamo un po' dai panini. Cos'è che tira di più a livello di cucina? A livello di cucina, non lo so, proprio, diciamo che il venerdì era stato un giorno un po' tabù una volta, no? E allora avevamo avuto dei contatti negativi con la curia, poi ci siamo riappacificati, diciamo. Beh, no? Per forza. Perché non riapriamo vecchie ferite, perché la sagra di Pasqua, qui dentro, sì, lo sappiamo tutti e cinque, nasce per volere della Chiesa, sì, per l'inaugurazione. Infatti della Chiesa, noi per rispetto alla Chiesa, noi per rispetto alla Chiesa ogni anno facciamo la sagra di Pasqua. Esattamente. Cioè non fare la sagra di Pasqua significa non riconoscere l'importanza dell'edificazione del tempo di Cristo. E il venerdì non mangiamo carne, esatto. Allora è proprio questo il punto saliente, diciamo. Come che sa girarla? Sì. No, ma è vero. Sì. Nasce storia, proprio come storia, no? Comunque facciamo tu un ti applauso. Ricorderai che c'era stato un incontro col vescovo, sì, organizzato da Claudio Paganin, che è molto vicino, diciamo. Sì, l'avevo accompagnato io. L'avevi accompagnato ed era emerso questo, no? Non so se eri stato tu addirittura a leggere quella lettera quella sera, no? Questo non ricordo, però c'era il vescovo, insomma. Stato vescovo, bello. Sì. Abbiamo ospitato una sede nel gruppo sportivo. Nella gloriosa sede di Radio Più, Piazza, sì, San Rocco. Perché l'allora parroco Don Mario, che salutiamo molto volentieri, si era un po' tirato fuori da questa polemica inutile, da questa diatriba nata non sicuramente da noi, ma e neppure a Taibon, nata oltre i confini comunali. Si era, credo anche un po' giustamente dal punto di vista suo, si era un po' tirato fuori, e quindi avevamo un po' questo problema, ecco, dove incontrare il vescovo. Ci è sembrato giusto portarlo in sede del gruppo sportivo, che è l'organizzazione, l'associazione che assieme agli altri, appunto ai donatori di sangue, alla Pro Loco, organizzano la sagra. Abbiamo portato lì, è stato un incontro molto... molto cordiale, molto franco, risoluto da parte nostra, con le nostre motivazioni, e devo dire molto comprensivo anche da parte del vescovo, che non ha opposto resistenze alcune.
ha dovuto farlo, secondo me, ha dovuto farlo questo incontro per rispondere a qualche richiesta che veniva da parte ovviamente non nostra, ma da parte di qualcun altro. Però chiarissimo, capito Claudio? È storia questa, no, cioè. Non me lo ricordavo proprio. Neanche io, così detto. No, è storia. Però, storia. Sì. Prima di introdurre la serata del giovedì, ascoltiamo Marco Dal Farra, che sarà uno dei protagonisti del giovedì sera quest'anno. Della ragione, stacco da tutti, poi vado al mare, su quello scoglio ho lasciato il cuore, con l'uniposca scrivo il tuo nome, tu mi ricordi un film di Fellini, le spiagge a Rimini coi pattini, ho dei rimpianti ma dire il vero, da qui mi sembrano in bianco e nero. Così per caso, giusto o sbagliato, eravamo ancora lì. Metto l'eterno dentro un secondo, solo per riviverti. È una storia che continua, sai, ferma dentro ad una polaroid. Non sappiamo quando siamo, e forse avanti un po' più indietro. E quando parte la malinconia, come se tornassi a casa mia, e forse prenderò quel treno e guarderò dal finestrino. Quanto può vivere un'emozione mai messa a fuoco dalle persone? Tu non sei in posa né pettinata, però che vera che sei venuta. Così per caso, giusto o sbagliato, vieni qui da me se puoi. Sono perso, dammi un secondo, solo per tornare a noi. È una storia che continua, sai, ferma dentro ad una polaroid. Non sappiamo quando siamo, forse avanti un po' più indietro. Quando parte la malinconia, è come se tornassi a casa mia, e forse prenderò quel treno, guarderò dal finestrino. A casa mia, e forse prenderò quel treno e guarderò dal finestrino. Marco Dal Farra dunque è uno dei protagonisti della Sagra de Pasca Taibon, quando nella serata del giovedì, è la serata organizzata da Radio Più con Marco Gaz, Luisa Alchini, Marina Donà, che presenteranno il campionato Gordino di calcio, e poi c'è la gran bella novità dell'appuntamento culturale. Lo scorso anno Eugenio Bien ha fatto da apripista, quest'anno Claudio Marrico Dall'Agnola segue quello che sta diventando un appuntamento importante nella Sagra de Pasca, legato alla qualità, al territorio, alla montagna. Sì, difatti l'anno scorso è stato bello, no? E avevamo pensato proprio di fare una roba un po' così culturale, no? E quest'anno ci è venuta l'idea di Manrico Dall'Agnola, che è originario di Listolade. Suo papà e sua mamma sono di Listolade, poi si sono trasferiti subito via che non so neanche dove, e quindi si racconterà con due docufilm, Donna Fugata della Torre Trieste e poi Immenso Blu, che è la spedizione che ha fatto in Antartide.
L'anno scorso avevamo fatto prima la presentazione del torneo a Gordino e dopo il Genio Bien. Quest'anno facciamo il contrario, inversione, facciamo prima il Manrico dell'Agnola alle 8:30 e praticamente per un'oretta e un quarto, e dopodiché dalle 9:45 inizierà la presentazione del torneo a Gordino con tutti i sorteggi e compagnia bella. Saluto RDJ che poi al termine intratterà gli astanti. Si dice gli astanti? Ti piace gli astanti? No. Sinonimo di presenti. Presenti, astanti. Quindi. Beh, non ho mai visto come guardiamo come dire astanti. Stanti d'onde. Gli astanti saranno intrattenuti da RDJ. Questo accadrà quindi giovedì sera, la serata di una serata importante, una serata di prova, di rodaggio anche per voi, credo, Antimo, no? Fa partire la macchina. Sì, ma guarda, diceva Claudio all'inizio, ormai sono 3 mesi e mezzo che lavoriamo intensamente, stasera possiamo dire che siamo pronti, manca solo la festa. Avete già montato? Manca il tendone, verrà montato domani mattina, sabato mattina tutti i volontari disponibili sono convocati nel tendone perché c'è comunque da fare l'allestimento interno. A che ora? 7:30, 8 di mattina. Poi sempre mi pare... Sempre alle 7:30 perché sempre... arrivano alle 8. Bisogna sempre dire che mezz'ora prima. Il panino picciola che ora... Panino se lo dici alle 9 sono lì alle 9. Allora, 9:30. 9:30 il panino e quindi sì. Merenda quindi alle 9:30. Il volontario ha diritto a essere presente. A essere presente. Sì, e questo già è un... Ha diritto al panino? Sì. Sì. Ha diritto alla birra? Sì. Bibita. Ha diritto al caffè? No. Caffè non è ancora difficile, però se non si sa mai caffè potrebbe tirare qualche volontario bagno riservato caffè per il personale sempre. Ci sono i suoi vantaggi a fare il volontario, Daniele? Assolutamente. No, a parte gli scherzi, chi è libero sabato mattina e ha voglia di partecipare, noi ci troviamo alle 7:30 precise e iniziamo l'allestimento. Domani mattina arriva il tendone, in una mezza giornata, una giornata lo montano e sabato mattina dobbiamo predisporre tutto, perché poi la prossima settimana vanno fatte le finiture, tavoli, panche, e si costruiscono i chioschi e si predispone tutto. Fare, sì. E dopo, se vieni là il sabato mattina, se vieni dentro, ti offriamo il caffè. No? Se vengo, sì, vengo sì, io. Okay. Sì, sì, arrivo senza sì, 7:30, e 7:15. Il caffè è quasi sempre offerto dal bar del Czech, là, sempre bravissimo. Sì, e resti stupito da vedere quanta gente c'è. Il Piccio l'ha già ordinato i panini, sì. E ne ha ordinati 70, no, Piccio? Quindi ecco, 70 persone sono tante, c'è sempre un afflusso che proprio, cioè ti dà subito sta soddisfazione qua, è veramente bello, insomma. C'è una cosa che mi fa felice, Daniele, che il mio paese abbia un'associazione donatori del sangue, perché è motivo d'orgoglio, che ha la sua storia e state tenendo duro. Sì, noi ci proviamo, perché è un'associazione di volontariato che ha anche una sua finalità extra, le attività sociali, quindi guarda, proprio questa settimana abbiamo fatto un incontro classico con le scuole elementari, con la classe quinta, e il prossimo anno passerà alle medie. Ogni anno facciamo questo incontro sperando che fra 10 anni siano loro al posto nostro a tirare la carretta anche all'interno dell'associazione. Picciol, chi è la Lanteri? Una bella donna a vederla qua. Poi fatemi le domande facili, facilissime, sulla musica, perché non è che sono tanto... Noto con piacere che ti sei messo gli occhiali per guardare
per guardare, non per guardare il nome, sì, l'ho vista, l'ho vista. Perché la Maria ha bisogno di, cioè. E questa è venuta ancora, no? No, ma aspetta, quella è la foto di Bagutti. No, no, la lantella, no, lantella, no, no, quella. No, le due orchestre del venerdì e del sabato l'anno scorso hanno fatto un successo e abbiamo, beh, insomma, voluto riproporle. Senti, sì, sì. Non per farvi falsi complimenti, ma non ricordo un anno che abbiate sbagliato orchestra, Fortunatamente è sempre andata bene, sì. Effettivamente sì. Sicuramente poi la gente ha bisogno, gente ha voglia di far consigliato, perché insomma la gente non ha voglia credo di far... che Claudio conosca la musica liscio così bene, no? O passa l'estate a girare l'orchestra, però la balla bene, eh? Ballo, io ballo, sì, l'ho visto ballare l'estate. Sì, sì, l'abbiamo visto anche noi ballare, no? Soprattutto a fine evento a fine evento verso le 2-3 di mattina, no? Sì, io so, ma non parlo. John Travolta. Lui ha visto, ma non parlo. Ma non parlo io, no, perché Claudio è il produttore, è il nostro. Claudio, chi è Marianna Lanteri? Marianna Lanteri è, cioè, a livello di orchestra e spettacolo liscio, se prima ho detto che Gianmarco Bagutti è fra i primi tre in Italia, la Marianna Lanteri è fra le prime cinque in Italia, è proprio, siamo al top. Mi prendono in giro che dico sempre top, però siamo proprio direi che siamo a livelli, sì, siamo, sì, è sul podio. Era caldo il primo sole e noi due a perdifiato correvamo spensierati, poi sdraiati là sul prato sotto il cielo così azzurro, ti baciavo e mi baciavi, era nato in noi l'amore. Mano nella mano, col canto della brezza, ti ripetevo t'amo e t'amerò. Era primavera e il nostro grande amore sbocciava come fanno i fiori. Mano nella mano, adesso ancora t'amo, ti amo forse più di allora, c'è ancora sul tuo viso lo splendido sorriso che il tempo non ha spento e mai ci riuscirà. Fra i capelli un po' di neve, occhi qualche segno, ma ti fanno più importante e prezioso più che mai. Quanto bene ti ho voluto, quanto bene io ti voglio, ho gridato con orgoglio che hai amato solo me. Mano nella mano, col canto della brezza, ti ripetevo t'amo e t'amo. Grande amore sbocciava come fanno i fiori. Mano nella mano, adesso ancora t'amo, ti amo forse più di allora, c'è ancora sul tuo viso lo splendido sorriso che il tempo non ha spento e mai ci riuscirà. Mano a mano è una delle canzoni di Marianna Lanteri che si esibirà sabato 30 marzo, giusto? Esatto,
sabato 30 marzo alla Sagra de Pasca, perché il 28 c'è Gianmarco Bagutti, il giovedì sera la musica la serata dedicata alla montagna, al calcio a Gordino e allo spettacolo. Non dobbiamo dimenticare, caro Antimo, che ci sono delle persone che hanno allestito il Luna Park per grandi e piccini. Vabbè, cosa devo dire? Non lo so. L'hanno allestito. Bisogna ricordarlo che facciamo sicuramente, dai. Pubblicità, no? I bambini sono contenti, non aspettano altro, aspettano Pasqua per andare sulle giostre, dai. Come facevamo noi, tra l'altro, no? Noi avevamo l'autoscontro. L'autoscontro, avevamo la giostra classica a catene, le gabbie. Bellissimo. Infatti ho detto a mio nipote: farei un giro sulla gabbia. Sì, ma come si fa? Bisogna spingere e poi si gira, se spingi ma tanto. C'è anche quella elettrica, cioè quella spinta, ma poi l'ultima sulla destra è quella invece col motore che ti ruota panoramica. Non c'è soddisfazione per quelli come noi. Io ricordo le ultime gabbie che ho frequentato erano in piazza San Cipriano. Sì, esatto, ricordo anch'io quelle di San Cipriano, ma era un bel po' di anni fa, qualche decennio fa. Poi è arrivato il Tagadà, caro Claudio. Sì, il Tagadà, e lo posizionavano, mi sembra, dal Lena, il commercio legnami. Sì, giusto? Esatto, dal Pio. Una folla, sì, esatto. Però lì c'era qua, il primo Tagadà. Sì, ecco, il mio ricordo di quando eravamo giovani, no voi no, ma io sì. Sì, no, no. Noi avevamo già solo la nave. Gli autoscontri in piazza, ecco, era quello. Poi i più fortunati avevano la chiavetta e li mettevano a posto gli autoscontri. Anche tu l'avevi. Anch'io l'ho avuto, ho fatto quel periodo. Beh, sì. Tu no? No. No? Sugli autoscontri? Eh sì. Ti dava la chiavetta, sì. Però dovevi lavorare. Cioè, dovevi fare il garzone e riportare a posto i cosi. Certo, però bellissimo. Il ricordo più vecchio è della giostra a catene, nel prato dove adesso c'era la casa dei Lucchi. La banca, sì, dove c'era la banca, sì. Era il piano lì, è vero? Beh, piano, sì. Era un po'... a livello quasi c'era la giostra riuscivano a mettere la giostra a catene sul via l'antico qua, che se ricordo quello che ci manca a Taibone, credo che questo Picciol e anche Claudio, ma anche Daniele lo ricorderanno, è il pallinetto, la gara di pallinetto. Me lo ricordo anche La gara di pallinetto era bella quella col Sam che vinceva sì. Anche Giustino da Voltago, sì. Adesso non so se lo permetterebbero più, perché non quel balin che gira a tutte le parti, da, arriva chi dalla spisa e che sistema. Questo potrebbe essere lo spot contro la prevenzione, arriva chi della spisa e te sistema. Bisognerebbe dotarli tutti di casco, no? 2000 caschi e allora... Sì, perché il pallinetto schizzava. Ah, schizzava, bene, arriva anche sui autoscontri più di una volta, Sì, sì. Che poi c'era la capra in palio, no? Come premio. Sì. La capretta. L'agnello. C'entra niente la capra. L'agnello. Allora, la sagra, siamo in diretta, ci vedete anche, li vedete i nostri quattro marmocchi anche sul canale Facebook, Telegram, YouTube. Il 28 giovedì s'apre la sagra de Pasca, il 29 Bagutti, 20-30 Lanteri e poi si arriva a domenica. Chi mi parla della domenica di voi quattro? È sempre l'esperto in musica. Esperto in musica, prego. Ok, allora la domenica, serata conclusiva, finale, già pensata dall'anno scorso e anche mi pare la penultima edizione, facciamo più una serata per i giovani. Allora praticamente avremo dal pomeriggio l'aperitivo con i nostri DJ Morgan e Battaglia e poi dalle 21 c'è sta bella cover, si chiama Nuovanta,
che questi suoneranno due ore, per circa due ore, musica degli anni 90, 2000, 80, e poi riprenderanno nuovamente i DJ Morgan e Battaglia dalle 11, più o meno dalle 11 di sera fino alla fine della serata. E quindi sarà bella, bella, divertente anche questa serata. Salutiamo i nostri Morgan e Battaglia, Omni è sempre presenti, Ciccio che sarà presente con il suo angolo dedicato al bar, all'enoteca, e poi questo 90, anche i 90 saranno in diretta alla radio come tutte le altre sere. Ringrazio fin da ora lo staff capitanato da Gianfranco Tomè. 90, ma ascoltiamoceli, abbiamo una promo, è anche bella tra l'altro. Party Band Live, questi sono i 90, Morgan è colui che li ha scoperti, ce li porta a Taibon, come ci ricordava prima Claudio, l'appuntamento della domenica sera alla Sagra de Pasca. Allora, varie ed eventuali, tutti gli eventi di contorno, che non sono pochi, alla Sagra de Pasca. Antimo Savaris. Sabato pomeriggio la gara di briscola, fin dalla mattina, poi dalle 10 i voli panoramici con l'elicottero presso il campo sportivo. E la lotteria, importantissima, ci sono ancora dei biglietti in giro che si possono acquistare, adesso stiamo raccogliendo quelli un po' più lontani, però credo che fino ai prossimi giorni della prossima settimana, ai primi giorni della prossima settimana, e poi ovviamente nel tendone andremo ad esaurire la vendita dei biglietti della lotteria. Premi sono tantissimi, li potete vedere, tutti li possono vedere nella nuova vetrina vicino al municipio, una vetrina fornitissima con premi eccezionali. Quest'anno credo faremo il record anche sulla vendita dei biglietti. Tra l'altro il primo premio è un viaggio, no?
È un viaggio per due persone, a scelta, nel senso che poi i vincitori d'intesa con l'agenzia si mettono d'accordo e scelgono il weekend o la settimana che vogliono fare, insomma. Bello. E la destinazione. Le stazioni la sera alle 21 direttamente al tendone, verranno estratti gli ultimi 10 biglietti, quelli precedenti per questioni organizzative, per questioni soprattutto di tempo, per non portare via due ore al pubblico alla serata che si fa in presenza del pubblico ufficiale presso la sede del gruppo sportivo. Si estraggono quindi i primi 70, sono mi pare 82-84 premi, quindi una settantina vengono estratti in sede e poi gli ultimi 10 alla presenza del pubblico sotto il tendone. Questo ormai succede da tanti anni, l'importanza della, di tutto questo, Silvano, è un contributo importante che viene dato alla Sagra, no? Uno zoccolo duro per affrontare poi quelle che sono le enormi spese dal tendone alle orchestre, ai prodotti per la cucina, eccetera. Certamente, adesso diciamo che anche, come ha detto Antimo prima, la lotteria ci dà anche una mano, poi ci danno una mano anche tante persone che contribuiscono anche economicamente, che poi verrà parlato dal nostro amico dopo, e diciamo che questa sagra speriamo che continui, perché fino adesso si è rivelata un po' sempre ogni anno migliore, diciamo, speriamo anche nel tempo, perché il tempo è quello che fa un po' la differenza, diciamo, vediamo. Questo è fondamentale, no? Che non nevichi e che non piove. La pioggia non ci fa neanche tanta paura. La neve, siamo al limite. Senti, potrebbe essere. Ricordo un anno particolare, sì. Un anno particolare che nevicò e nevicò anche parecchio, vero? Sì, però ha nevicato, diciamo, dopo Pasqua, che con Claudio avevamo avvertito i pompieri e avevamo lasciato acceso il riscaldamento. Pertanto il tendone era vuoto. Ha tenuto però. Sì, però se non è riscaldato non tiene, cioè casca giù. Casca giù. Dopo un anno, forse non ricordi Silvano, sì. Un anno l'hanno montato, non mi ricordo se il giovedì e il venerdì, sì. Come lo montano domani, il sabato, il giorno dopo, è venuta la neve ed era una parte, era caduta. Perché, e quindi diciamo che sul terreno dove sono stati piantati il tendone, i tiranti, era un terreno ancora morbido, diciamo, no? appena buttato il materiale. Cioè, si sono mossi un paio di tiranti e sono stati messi in sicurezza. Però il venerdì aveva cominciato a nevicare. Belle. Si presenta bene l'area con i nuovi lavori, sì, Daniele? Sì, ideale, no? Per le feste e tutto? Sì, adesso abbiamo anche dall'anno scorso un'area dedicata, solo uno spazio solo per lo stoccaggio del materiale, un'area solo per noi, interdetta al pubblico, e quella ci fa anche dare un po' di più decoro al contesto. È un po' più grande, servirebbe un po' più grande secondo il piccio, ma insomma. Sì, secondo me solo. Tutti quanti. Ma c'è ancora spazio, no? C'è il bosco. Ci sarebbe, Mirko. Lo spazio c'è dappertutto. E allora perché non si fa? Però non è stato preso in considerazione prima, e adesso non si può fare perché non è più a disposizione nostra. Ho capito. Quindi dici finisce lì. Diceva mio nonno. Comunque ogni anno cerchiamo di migliorarci e di dare un servizio sempre migliore a chi viene a trovarci, e speriamo di farlo ogni anno e di farlo anche quest'anno. A questo proposito, due parole importanti, perché si spende per il traffico e per i parcheggi, anche credo sia la protezione civile.
Sì, quest'anno credo sia la Protezione Civile di Taibondi, tra l'altro un'organizzazione quasi nuova, no? Nata un paio d'anni fa. Ci darà una mano assieme al personale del comune per garantire l'afflusso e soprattutto i parcheggi. I parcheggi sono sufficienti, ormai anche il piazzale del campo sintetico è ampio e quindi non ci dovrebbero essere problemi di sorta, insomma. Parcheggi rispetto a tanti anni fa. A Taibondi sono al campo sportivo? Sì, il campo sportivo, Strapont. Tutto attorno al paese? Sì. Scuola, chiesa. Piazza del municipio. Scuola, chiesa. Sì. Non si vede che andava a casa, scuola, di chiesa. Vasco Rossi. Scuola, chiesa. Hai detto proprio chiesa, uguale. Chiesa e scuola. Chiesa. Prima chiesa. Ho detto chiesa. Chiesa. Vabbè, sì. No, beh, per parte di scherzi, i parcheggi si trovano, insomma, un po' dappertutto. Non mancano, ecco, non mancano, non mancano. Non ci sono mai stati problemi. Esatto. Quanta gente fa la Sagra di Pasqua in 4 giorni? Quanta gente gira in 4 giorni? Così. 5-6 mila persone? 5-6 mila, eh? Credo di sì. A 8. Eh? 5-6 mila. A 8. Vanno, sì. E vengono di altri. No? Sì, c'è rotazione. Diciamo che ormai si è fatta conoscere un po' in tutta la regione, no? Anche perché vengono ad accompagnare i gruppi. Sì. Un Bagutti si porta presso il suo pubblico. Sì, esatto, inevitabilmente. Esatto. Che vengono, che mangiano, magari. No, infatti bevono, anche l'anno scorso c'era tanta gente dalla Trevisana, Vicenza, anche parlando, intanto che si mangiava così proprio. Ha proprio seguito, insomma. Sei l'uomo ideale per le pubbliche relazioni. Esatto. Quello che avrei voluto dire, ma che non ho detto prima dei saluti, iniziamo proprio da Claudio Paganini. No, abbiamo detto, mi pare, un po' tutto, no? Giusto? Ragazzi, sì, sì. Ecco, l'unica cosa che mi preme sono i sponsor, no? Che ne abbiamo tanti sponsor. Fai conto che fra lotteria e tutto il resto abbiamo 110-120 sponsor che ci danno a mano con un poco, ma proprio ce lo chiedono anche proprio anche con la lotteria, come dicevamo prima, cioè, sono loro che ti dicono no, io metto questo, metto l'altro, e proprio basta chiedere e se non chiedi vengono loro a dirti, è proprio, ecco, dopo. Chiaramente abbiamo, dicono i main sponsor, no? Quelli più che vorrei ricordare, giustamente credo, no? Giusto. Che sono la GM Immobiliare della Lucia Soccol, la FPB Cassa Rurale, l'Ottica Mottes, Super V, Busna Occhiali, Sami, SRL, Ferrara Costruzioni, Lena Pio Commercio Legnami, Uniroc, Lena Inerti e Scavi, La Gordina Armi, Bar del Cec, Dersut Bar di Agordo e l'Autocar San Lucano. Ecco, questi qua sono quelli che diciamo fanno proprio anche non troppo, che a noi va benone perché le spese sono tantissime e quindi siamo contentissimi, però ci danno una grossa mano. In più un altro sponsor che non ho citato prima, sono la famiglia Soccol, la termoidraulica Soccol, Soccol Napi e il Dario Napi, che anche questi sono i sponsor, ecco, i sponsor principali e veramente ci danno una mano. E sponsor che sono sicuramente fondamentali per quanto riguarda le sagre. Daniele Cancelli. Quello che volevamo dire, ma chi non l'ha detto? Beh, abbiamo detto quasi tutto. Io vorrei fare un ringraziamento al Picciolo. Perché no, noi diamo per scontato che tutto funzioni anche dalla parte della cucina, ma servire le 200-300 persone che vengono a mangiare, 400 persone... No? Non è banale, l'organizzazione è a livelli altissimi, quindi un plauso.
Bene, bene, mi accodo volentieri. Sono commosso. Però la parola più semplice. No, grazie, grazie. Sicuramente è un impegno, però questo impegno è perché ho tanta gente, come dicevo prima, tanta gente che mi dà una mano, e allora quando c'hai tante persone ti riesce facile tutto quanto. Perché se il pensiero rimane sempre, comunque dai. Va bene. Ti chiamano chef in cucina? No. Sì, chef. Piccio. Semplicemente. Grazie Daniele. Prego. C'è tensione, c'è nervosismo, com'è il clima nella cucina? No, 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 in cucina va tutto bene. Sì, sì. Stiamo tranquilli, abbiamo le nostre donne che non bisogna mai contraddirle. E forse è per questo che riesco a rimanere al mio posto, perché guai contraddirle, anche se. Punto. Basta. Cioè, come diceva Elio Servi della Gleba, cioè siamo così nella cucina di te. Certo. Ci siamo messo sotto. No, no, va tutto bene, funziona tutto. Compito importante per Antimo Savaris, le conclusioni. Conclusioni le tiriamo il lunedì, dopo Pasqua. Primo aprile. Ecco, questa è solo l'anteprima, come ho già detto, 3 mesi e mezzo che si lavora, siamo pronti, speriamo nel bel tempo, ma sicuramente sarà bel tempo perché domenica piove, quindi se è vero quel che dice il vecchio proverbio, no? Sulle palme, eccetera, eccetera. Sì, sì. Bisogna chiederlo a Giuliana Daronc. Ecco, lo chiederemo a Giuliana Daronc. E quindi significa che se domenica piove, a Pasqua sarà bel tempo, ci divertiremo. E poi lunedì tiriamo le conclusioni, ma saranno sicuramente positive. A San Vincenzo, ovviamente. San Vincenzo. Dagli amici delle ville. Grazie, è stato un piacere. Grazie Antimo Savaris, Picciol, Silvano Ben, Daniele Cancel. Claudio Paganini, è stato un piacere avervi nostri ospiti alla Radio Più. Ok, ciao. Marco, tutte quelle poltrone, quei divani, imballiamo e prepariamo la consegna. Bene, capo. E questo armadio? Imballo? No, quello non si tocca. Ora svuotiamo i magazzini solo da poltrone e divani, belli, imbottiti, per il relax. Più avanti poi continueremo anche col resto. Forza, ragazzi!